Un solo scontro tutto in chiave abruzzese nella quarta giornata di Serie D ed è quello della Savini di Notaresco tra il rossoblù e l'Avezzano, remake della gara di Coppa Italia vinta a fine agosto dai biancoverdi per 2-1. Ma dopo qualche settimana di campionato la storia pare profondamente cambiata. Il Notaresco, dopo il passo falso interno col Vasto Girardi all'esordio, ha ingranato le marce elevate battendo Campobasso e Jesina. Un solo gol subito, quattro quelli realizzati in 180 minuti dalla squadra di Roberto Vagnoni, che recupera anche Davide Salvatore in difesa dopo la squalifica. Un solo punto invece, quello in cascina per la truppa di Meco Monaco e conquistato domenica scorsa proprio contro il Vasto Girardi. Quello che preoccupa certamente il tecnico però, che dovrà rinunciare a De Costanzo squalificato, è la tenuta difensiva. Nel raggruppamento l'Avezzano insieme al Cattolica è la difesa maggiormente perforata. Si erano anche sparse delle voci su un'eventuale cessione della società, voci prontamente smentite dal numero 1 marsicano Luciano D'Alessandro. Sfida ad alta tensione a Campobasso, dove la Vastese se la giocherà ad armi pari con i Lupi Molisani. La squadra di Amedia, rinforzata dagli arrivi di Esposito e Palumbo, proverà a fare lo sgambetto ad un Campobasso di cui finora si sono visti molto di più i lati negativi. 4 punti a testa, ma l'inerzia allo stato attuale spingerebbe più la formazione aragonese, che ci tiene a vincere anche considerando la rivalità tra le due tifoserie. Sfida particolare per Federico Pizzutelli, oggi in maglia rossoblù, ma una grande stagione quella 2017-2018 in casacca aragonese. La vera sorpresa del campionato però è il Chieti di Grandoni, squadra solidissima nel segno di un numero in particolare. 7 punti in classifica, 7 gol con 7 marcatori differenti e una gara, quella di domani, non impossibile contro l'Olimpia Agnonese, ancora quota 1 dopo il pareggio col Cattolica. I neroverdi hanno dimostrato di poter dire la loro sia in casa, che poi casa non è, visto che si gioca di nuovo a Pineto, che in trasferta. Domani alla Mariani Pavone ci si attende ancora grande pubblico per spingere il Chieti ad un altro risultato positivo. Dopo il pari in casa di una delle favorite alla vittoria finale, il Matelica e il Giulianova torna nel fortino del Fadini per la gara contro il Monte Giorgio. L'impegno è di quelli tosti perché i marchigiani fino alla gara di domenica scorsa non avevano subito neppure una rete, ma è anche vero che finora hanno incontrato Matelica e Recanatese, squadra per mano della quale è arrivato il primo stop stagionale. La formazione di Del Grosso in crescita, Vitelli sta entrando in condizione, Nazzari si è inserito subito, Antonelli a Matelica era debilitato e nonostante questo i giallorossi hanno mostrato di poter fare anche lo sgambetto all'11 di Pierfrancesco Battistini. L'aiuto del pubblico di casa può dare la spinta decisiva. Infine trasferta a Molisana per il Pineto, che sul neutro di Agnone va a far visita al Vasto Girardi. Il pericolo scampato con la San Giustese con la super rimonta nel finale può aiutare i biancazzurri di Massimo Epifani a trovare la quadratura definitiva, aspettando che la rosa sia finalmente al completo e l'allenatore possa contare sull'ampia scelta che riserva un organico di indubbie qualità.